Don Amedeo! Don Amedeo Calore! Una lettera per voi da Zurigo, Svizzera. Don Amedeo, Nicole, che fa? Viene o non viene? No, non ci viene, non ci viene. La ricchezza può essere una croce. Si ammazza di lavoro, si ammazza. E chi ce l'avrebbe detto, Cinque anni fa, quando è partito per la Svizzera. Come, chi l'avrebbe detto? Io so sempre saputo. Nicole non era il solito emigrante. Anche con le pezze nel culo tenevi tu palla da sì. Parole sante. Però ora che dal nulla si è creato un impero, non sa fermarsi più. Anche la ricchezza c'ha un limite, ci dico io. Sentite qua. Caro fratello e parenti tutti, la mia vita qua è un inferno, ma è un attimo di respiro. Nemmeno il tempo di godermi in pace i miei soldi e la mia bella villa. Ce l'avessi a cussi. Comprere, comprere. Spostate sulla borsa di Tokyo. No, no, quella di Londra è meglio. Vendere. Comprere. Vendere. Comprere. Vendere. Vendere. Comprare. Vendere. Comprare. M'ho detto vendere, sono calato 40 punti, ignorante. Comprare. Ma non sapete... Cara Amedeo, con il mio socio Harry Smith, uno dei più importanti agenti di borsa svizzera, abbiamo guadagnato negli ultimi mesi più di 1 miliardo. A testa, naturalmente. Ma se avesse dato retta a me, ne avremmo guadagnati il triplo. Ma Harry Smith ha una mentalità un po' retrocata. E poi si fa distrarre da certi suoi vizietti. Stai bene a sentire adesso. Buttale tutto sulla Irving Oil, capito? Ho avuto notizie. Ma cosa fai, Porto Eiffel? Ma certo, certamente, Irving Oil vendere a Detroit. Sì, Detroit è fondamentale. Scimo unito, pensa alle concentra. Mo. Qui a Zurich, gli amici miei, mi tengono sul palmo della mano. Stronzo! Jawohl! Fatti cadere tua cacchina su mia testa! No, la cacchina, la cacchina. Sì, perché la cacchina è un'altra cosa in italiano. Questo si chiama la te. Jawohl. Tu sei di matto, ma tu vieni puntuale a finire la porta! Ma che grida sempre! E grida sempre! Perché ce l'avete sempre con me? Che mi ho fatto io qua dentro? Paura? No, no, ho un sistema infallibile, elvetico pugliese. Stia, a vedere. Sei lupo fra me. Ha visto? Sistema della PNLS. Momento, non suonate sempre. Devo vedere dove metto i piedi. Vedi, appunto. Certo che i cani svizzeri sono veramente stronzi. Corrono dietro una pennellessa. Una pennellessa! Godo di un'ottima reputazione e frequento la migliore società. Tutti mi corrono dietro, ma io non mi lascio accalappiare, caro Amedeo. Ti bacio, tuo fratello Nicola. Scusate, Buongiorno a tutti. Che puzza, madonna, ma sempre sti maiali appresso, pecore, capre, ho lasciato i cani adesso. Fa proprio schifo sta macchina, fa. La prossima volta ti veniamo a prendere con la Rolls. E lo puoi dire forte, Kero, Metallizzata la voglio. È dentro la televisione a colori. E intanto approfitti del furgone del veterinario. Ah, no, l'avevi visto? È un orologio a gas. C'è chi ce l'ha a quarzo, io ce l'ho a gas. Bello, eh? Qui, ma che stai facendo? È un orologio a gas. Ma che mi porta mega gas? Leggi qua, leggi. Per botte Rauken. Eh beh, io mica sono rauco, ce la voce a posto. Fa male, fa male! Ti ringrazio che ti preoccupi della mia salute, ma io una sigaretta al giorno fumo, non è che... Fa male agli animali, che me ne frega te! No, che me ne frega te! Quando fa così mi sta sullo stomaco, mi sta. Per una macchina di merda che ci presto ogni tanto. Va bene, non fumiamo! Avanti, se no ai maiali ci viene la tosse. Ma che hai fatto? Sei indurito, diciamo. Ho portato un po' di lavoro a casa, ecco. È bella questa! Ho portato un po' di lavoro... Gente allegra e Dio l'aiuta. Eccoci qua. Siamo arrivati, zombie. Antonia! Che hai fatto, Nicola? È cascato il piede dentro al cemento. O ci lasciavo la scarpa o mi fregavo il cemento. E mi sono fregato il cemento. Ciao, passerotta. Che, non mi chiamo più Michonne. E ti sei tagliato i beff, come ti chiamo Michonne? Com'è andata oggi? 3 pacchetti. Bella idea la tua. Genio degli affari. Ma guarda che c'è gente che con contrabbando le sigarette si è arricchita, sai. In Svizzera? No, a Napoli. Ma piano piano gli svizzeri si abitueranno.
Un movimento oggi in borsa, cara mia, miliardi di franchi a palate. Sai che la considera aumenta a 50 punti, porca puttana? Mi fa piacere, per chi ce l'ha, ma visto che tu non le tieni. Che basta partecipare, la soddisfazione dove la metti? E dove la metti? Dove la metti? Dove la vuoi mettere? Mettitela nel furgoncino, mettitela. Ma è una volta che ti vedo sorridere a te, sempre in cazzetto, mi raccomando. Hai ragione, Nico, hai ragione. Ma è proprio un funerale tuo fratello, Ma il giorno in cui io mi arricchirò e mi riempirò di miliardi fino alla cima dei capelli? Vabbè, è un modo di dire, Antonia. Allora rideremo io e tuo fratello. Come rideremo? Io e zombie. Nicola, Nicola! Nicola, Nicola, il chezzo! Non volete diventare ricchi, non volete progredire! Perché io basta che giochi in borsa, che ci vuole? Un po' di quotazione, la consendra, la compro, la motor la rivendo, mi faccio 7-8 miliardi, 2 miliardi ve li sbatto in faccia a tutti quanti, a dispetto! Perché io qua dentro non c'ho una chepa, io qua dentro c'ho una cassaforte! Arrivati! Scende la prima bestia! Io sono bestia, ma diventerò ricco! Tu stronzo sei e stronzo rimani! Accontentati di quello che sei, Nico! A me mi stai bene anche così. E a me no, cara mia, perché io so il valore che c'ho qua dentro. Lo so. Allora? Quando ti vede a te, guarda, mi mette addosso una gioia. E andiamo, che è tardi, sono di servizio tra un'ora. Ma perché, che ora è? Oh, madonna, benedetta, mi perdo le notizie in borsa. La borsa nera. La borsa è l'acqua calda di tua madre. Vai, stati bene. E torna nell'oculo. Marchese, buongiorno. Crolle 1320. Le notizie della borsa. Conrad 3228. Fresche fresche di giornata. Kersh 5721. Ho fatto un tempo in tempo perché? Concentra 7827. Concentra! 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 Porca puttana, lo sapevo! Io qua dentro non c'ho un cervello, io qua dentro c'ho una cassaforte! Lo sai, caro Marchese, quando abbiamo guadagnato facendo un movimento della consegna del 40%? Abbiamo guadagnato 8 miliardi! Amico, ma vaffanculo! Fate schifo. Rimarrete sempre emigranti del Congo belga. Al posto del cervello ci avete le vongole veraci, ci avete, ignoranti. Nicola Calore, sono io. 18. Venerdì 18. Venerdì 18 quando è? Domani. Tua nipote Rosina arriva a Zurigo lunedì 18, aereo 12:30. Ripartirà per Londra martedì 19. Prego di ospitarla alla tua villa. Baci tuo fratello Amedeo. Quale villa? Quale villa? Questo è il problema. Ma io che campo a fare? Io mi ammazzo, mi butto, è meglio, che ci vuole un attimo, piuttosto che perdere la faccia al paese, io perdo la vita. Tanto funerale svizzero per me si fa sempre. Meglio che muoio. Tanto da morto posso sembrare ricco. Ma da vivo chi prende in giro? Sono uno stronzo! Ma santi Dio, te lo potevi anche immaginare che sarebbero venuti a saperlo. Ma santi Dio, dico io, perché devono venire in Svizzera e non ricchezza a me? I miei piani erano perfetti. Aspettavo 3-4 mesi, diventavo ricco sfondendo alla borsa, con la testa che mi ritrovo. Andavo giù al paese e facevo la mia bella figura. No! Deve venire fino in Svizzera a rompere le scatole a me! Questa disgraziata, maledetta, piccola, brutta, che già me la immagino, Rosina, che deve essere. Avrà preso la bruttezza della mamma, con i peli tipo King Kong come mio fratello Amedeo, e viene qua. Che viene a fare, dico io? Io li odio poi! I bambini pelosi e curiosi, li odio! Nicola, Nicola! No, che Nicola, Nicola, io mi butto, Antonio, mi butto, mi ammazzo! Ciao, addio. Seppelliscimi in un posto bello. Bascherone accanto a tuo fratello. Sì. Che poi sto pensando che manca una morte seria è questa. L'acqua è pure sporca, che mi butto. Forse cambio idea. Perché è bassa qui. Eccolo qua, guardi le ore. Bitte, Freulein? Madonna, le candottici! Nico! È morto Nicola! Ma che hai fatto? Antonia, li mortecci tua! Ma perché fai queste cose? Grazie. Ma non lo puoi fare. Lo devo fare per forza. Ma non lo puoi fare. Il gas è finito, la bombola è vuota. Che cosa pensi? Che così mi distogli dal proposito a me? Tu non mi conosci. Quando mi metti in testa una cosa io la faccio a costo di morire. E infatti mi ammazzo, che ci vuole? Ecco fatto. Vi farò morire di invidia tutti in paese.
Devo lasciare tutto questo. Nicola! Nicola! Ah! Ah! Dove andate? Nicola? A caso! Ma siete scemi, mi volevate ammazzare! Cosa fai, Nico? Su, sbrigati che non abbiamo tempo per i giochetti. Fra mezz'ora arriva l'aereo. Non me ne frega niente, voglio morire. Ma no, in fondo devi sembrare ricco solo per poche ore. Non è difficile, io ti prenoto una stanza d'albergo, eh? E io ti riservo un tavolo al mio ristorante, eh? Ai vestiti ci penso io, ti do anche la pelliccia, no, eh? No, io prendo la macchina del veterinario, così tra un servizio e l'altro mi metto a tua completa disposizione, eh? E io mi ammazzo lo stesso. Ma no, 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 aspetta, aspetta. Si accomodi, signore. Ma anche se una bambina quella se ne accorge che sono un povero disgraziato, non ci crede. Un povero disgraziato, non ti preoccupare, ci crederà. Intanto si tratta di fare il ricco solo per poche ore. Guarda qua, quando sei bello, magro, hai tante. Io vorrei sapere da te che cosa ti manca per fare il ricco. I soldi, che mi manca? Non scherzare, vai, vai, vai. Vado. Vai. Arrova. Ma giove, devo andare o non devo andare? Devi andare, ma devi aspettare. Ti vuoi presentare così dalla bambina a mani vuote. Ecco qua, vai. Un piccolo pensierino. Alla faccia del pensierino, un guindale questo. Vai, non ti preoccupare, tutto tranquillo. Rosina, com'è cresciuta? Rosina, hai visto che zio ti ha riconosciuto anche di spalla, subito da su, anche... Ciao. Troppo nera questa. Bitte sehr, danke. Excuse me, Fräulein, è troppo urgente, è una cosa... Grazie. Ah, miss, excuse me. Eine Friede, Freude, Frau, le Sfisite Italie. Eine Freude, Freude, Fräulein, piccole Frau, mia nipote, che è Freude, Frau, e Sfisite... Parli italiano. Ah, ecco, meno male, è meglio. Dunque, dovrebbe arrivare col volo, cioè deve essere già arrivato col volo adesso che è arrivato dall'Italia, una ragazzina un po' bruttarella, italiana, pelosa, tipo King Kong, si chiama Rosina Calore, è alta più o meno così. Zio! Zio Nicola! Ciao! Come stai? Rosina? Sì! Calore? Sì! Madonna mia, come sei cresciuta! Ma lo sai che non sei cambiato per niente? Io mi ricordo di te benissimo. Anch'io mi ricordo di te, cioè, mi ricordavo, ecco. Ma tu non andavi a cadere alla parrocchia a Canosa? Ma veramente quella era Angela, non ero io. Ah, già era Angela, andiamo. Sì, andiamo. Tu eri quella che andava a ricamare all'istituto, no, di Sant'Isabella, no, zio, suore, quella era Vincenzina. Ah, c'è la miseria, quella era Vincenzina. E che con tutti questi santi uno si può poi molti anni, sa che... Ein Augenblick, bitte. Wissen Sie nicht, dass verboten ist am Flughafen Gegenstände liegen? Ah, jawohl, danke schön, jawohl. Ok. E tu alla bamba? Mia. No, è perché se come queste li contraddisce, ingrezzano. Yavol. Ok, tanki scel. E io lo botto, ecco. Azzo quanto pesava. Hey. Ti stavo dicendo, Rosina. Hey, Zita, ich hab sie ja schon einmal verwandt mit ihrer Puppe. Ma non è mio Puppe, ma perché me lo vuol dare a me se questo Puppe? E non ancora. È mio, è una fissazione. Allora, zio, è tua questa bambola? Io somiglio a qualcuno che c'è qualche bambino piccolo ci deve aver portato un Puppe. Ma se non è mio questo Puppe, io lo butto, è pure pesante. Ecco il Puppe. Ah, Puppa mia. Dunque, ti stavo dicendo... Hai visto che è carino? Anche i carrelli qua sono diversi. È la Volkswagen che li fa i carrelli, sì. Hey, Zita! Chi c'è? Ah, un'altra volta quello del pupo. Ma allora fissazione, non è mia questa bambola, no? Thank you. Andiamo. Scusa zio, aspetta un momento, ma perché piange quella bambina? Sì, è uno degli aeroporti più grandi del mondo. Poi con tutte queste scritte qui, se uno non parla bene la lingua come me, si può confondere. Arschlo, freda, hund. Scusen. Grazie. Che c'è? Faccio. Rosina? Scusa, zio, dov'è che hai lasciato la macchina? La macchina è questa. Rosina. È mia nipote. Nipote. I bagagli. Belle, i bagagli. Oh. Sì. Vieni, Chiara, vieni, avvicinati. Ah. E i bagagli, sbrighiamoci. Che bagagli l'hanno avuto? E i bagagli. Che bella nipote che tiene i bagagli. Scusa, è un po' confuso. Che belli i bagagli che tiene la nipote. Bello. E i bagagli. Sì, subito i bagagli. Subito. I bagagli. A nipote. È un mio dipendente, un caso pietoso. A nipote. Dico, arrivo di 8 anni! Se non credere, stai zitto, ci può sentire! Ah, già non so così io da te. Stai zitto, li posso. Disgrazia!
Senti, zio, io non ci voglio andare in albergo. Voglio venire alla villa con te. Non si può proprio, perché... Perché no? Non te l'ho detto? No. No, sto rifacendo tutti i lavori, perché mi hanno sbagliato tutti questi sgraziati architetti, geometri, manovelli, tutta una razza. Proprio, adesso ci spendere un'altra volta 300-400 milioni. Mamma mia! Allora magari possiamo, non so... Ci passiamo davanti, me la fai vedere un attimino? Ecco, giusto un attimino, passi davanti così ti rendi conto. Sì, diciamo. Va bene, andiamo. La chauffeur dans la ville, la ville. Quale villa? La villa di Smith. Smithizzano sempre tutto questo. Io gli posso fare qualunque cosa, lo posso anche torturare. Ecco la villa. L'hai visto un attimino, adesso andiamo. Dai, fammi vedere. C'è da vedere, una villa come tutte le altre. Dai, ti prego. Se no adesso ci sombra addosso tutti gli operai. Ma scusa, succede... siamo venuti fino qui, fammi vedere, no? Niente straordinario, l'ho pagato 1,8 miliardi, non mi ricordo. Senti, Fraulein, camminare, ingranare la quarta. Non capisce niente, è ottuso. Allora, è arrivata la bambina. Senti, Goffredo. Ecco, Kere, questo è l'albergo. Adesso entriamo e ti faccio vedere quanto è bella la... Che c'è, zio? Vai avanti tu, che io do la mangia a questo... Va bene. Fattino. Capitano sul piede. Disgraziato. Ma scusa. Senti, Goffredo, adesso ti spiego. Mio fratello c'ha 6 figli a farina. Allora è facile che uno si sbaglia. Anch'io che sono... E passa. Ah, questa è elettrica. Allora uno deve smettere due volte la che prima di entrare. Porca Froilen, ce l'ho detta a quell'Hans di cambiare la porta a vetro e non la vuol cambiare. E chi è Hans? Hans è il padrone dell'albergo, ci ho prestato 1 milione di franchi, ah. Povero disgraziato, forse me lo compro. Fermalo! Un momento, non so. Sei incastrato? Sei incastrato? Ah. Desidera? Sono il commentatore Nicola Calore, ho riservato un appartamento per me. Sì, la 225-226, si accomodi. Dankeschön. Si accomodi. Dankeschön. Si accomodi. E si accomodi, se non mi dà la chiave come... Ma porta il facchino, signore. Ah, il facchino. Hai visto che sventola? Sì. Mica è scemo, eh? Vuoi bere qualcosa, zio? Entri. Eh sì, direi che è un whisketto, diciamo, per festeggiare la parentela stretta. Meglio di no. Forse è meglio di no. Saluta. Saluto e... Allora ci vediamo dopo. E allora ci vediamo. Ciao. Ciao. Ecco dove sono finiti i nostri risparmi. Ma vuoi finire con queste mani? Piccola, bassa, nera, pelosa? Ma chi vuoi prendere per culo con la storia della nipotina? Ma ti giuro che è mia nipote. Non ci credo. Vado subito a telefonare a mia sorella Antonia. Per cortesia, tua sorella Antonia no. Mi faresti questo a me? Questa è l'amicizia che abbiamo noi due. Beh. Io che ti ho visto arrivare in Svizzera da bambino, ti ho visto crescere. Beh, crescere, insomma. Oh, poi guarda che io mi sposo a tua sorella, che non è che sia questa grande bellezza. Beh, è un tipo, sì. Ecco. Ti prego, dammi una mano. Io vado a telefonare lo stesso. Ah, sì? Sì. Vabbè, anzi, ridalle pure la pelliccia. Le lettere e le fotografie io le manderò. Prego. Oh! Io ti spezzo la carota di mortecci tua! Tu mi devi aiutare, sì, capito? Sì, va bene, va bene. Vedi che con la calma si ottiene tutto. Dove mi cambi? Non mi hai mica messo paura, ti sai? Prego. Guarda, ricorda che lo faccio solo per Antonia, va bene? Attento alla pelliccia. Mi va stretta. L'ho pagata anch'io. Vabbè, ma non credere. Io? Eccomi, sono pronta. Ampurde calfata scaglia con il colpisci. La lingua tedesca c'ha 870 dialetti. Bello, sì. E io li conosco tutti quanti. Mi c'è da accendere? No, io non fumo. E ne crook del fai del de fuck? L'ho detto in zurichese. Allora? Sì, è un po' calda la pelliccia, veramente. Sono venuto oggi in villa. Tu sai che la bocca non finita! Ma lei come si permette di parlare così? Ma certo che lui lo sa, lui è il proprietario... Propriamente, vuoi che proprio io non sappia che lavori sono, cioè non sono, so tutto, no? Excuse me, dankeschön. Mi dispiace, è la mano d'opera, sai. Vai al bar che adesso io ti seguo, Sì, va scusa. Bene. Amore, ordina qualunque cosa vuoi, anche champagne francese, 2 o 3 bottiglie. Non mi capisci per cortesia, non mi capisci che può essere... Capisci che mia nipote è vaccanosa e mi sputa... Tutti in bacio si può perché sono un po' disgraziato, Io non capite niente. Forse è meglio. Senta, io domani, tomorrow, faccio tutto il lavoro, tutto quello che vuole lei, va bene? Recupero il lavoro non va togli, faccio questo, calcestruzzo, faccio cacchina, tutto quello che vuole. Thank you, thank you, Shane. Ho fidel sen, saluta la signora. Arrivederci, grazie. Sta mano d'opera svizzera non è proprio... È una cosa impossibile trattare con loro.
Tu pensi che questo un manovale mi dà del tuo a me, mi dà? Sì, è una cosa incredibile. Ma guarda, anche da noi lo stesso. E poi con quello che prendono. Beh, prendono. Non è che guadagnano queste grandi cifre i manovali. Che prendono, disgraziati? Una miseria. Una miseria? 25.000 lire ti sembrano una miseria? Volendo non è neanche troppo, Rosina mia, perché 25.000 lire al giorno ci metti vitto, alloggi, compri una cosa. No, allora. Allora, penso un po' oggi proprio. No, allora, nel senso, voglio dire, ogni ora 25.000 lire. Ogni ora? 25.000 lire a 6, 7 ore, 250, 300.000 lire al giorno? C'è molto lavoro giù da noi. Quanto ne vuoi. Poi tra l'altro si trovassero dei buoni manovali. Manco si trova, quelle che... Sto facendo quasi un pensierino, perché se mai dovesse andare male, diciamo, in Svizzera... Ma mi prendi in giro, tu, con i tuoi miliardi. Io ogni tanto mi dimentico che ho i miliardi. Ai soldi non do peso. 100 franchi, signore. Azzo. 100, hai visto? Sembra il soldo che gira, c'è poco da fare. Ecco, grazie. 100 franchi a persona, signore. Appunto, mi sembrava troppo, dico che è poco questo. Grazie. E 200, tenga tutto, così cominciamo la serata alla grande. Eccolo, ed escundis, fada squadra, culiscundis, quadra, placa. Sono 2 euro che ti aspetto. Ho dovuto. 5 milioni al mese, frega, di franchi. Va. Sono i suoi cani, signore. Hanno dovuto seguirmi per forza. Sì, sono i miei cani che mi hanno dovuto seguire per forza e allora mi hanno seguito. Ma senti come ringhiano. Ma se sono i tuoi, perché ti ringhiano addosso? Ecco, perché mo mi ringhiano addosso a me? Perché? Perché? Già, perché stamattina gli ho dato le botte a uno, sei gonfiate, vedi? Sono sempre nervosi. Però sono buoni, sì. Sono buoni, vero? Sì, col padrone. Senti, comunque io salgo davanti perché a me non mi conoscono. Ecco, dice giustamente che a lei non la conoscono e si mette davanti. A me invece che mi conoscono devono per forza... Come si scende? Ma tu guarda... E non lo so, care, si vede che li hanno addestrati in un linguaggio strano tedesco e io non riesco ancora a comunicare. Questo è un ristorante bellissimo del 600 multiplo. Qui vengono a fare i congressi elvetici tutti i banchieri, finanzieri. Vai al tavolo prenotato da Giacomo, sono questi li spellano. Non ho ferretto. Vai al tavolo prenotato da Giacomo. Giacomo. Giacomo è un finanziere che mi aspetta tutti i giorni. Giacomo! Non c'è quest'oggi. Affida Sen. Buon appetito. Ciao. Benissimo, allora seguimi al tavolo numero 3, non ti faccio pagare niente. Sì, no, non ti preoccupare, non ti faccio pagare il conto. Vieni, Rosina, vieni, tesoro, vieni, Rosina, vieni. È bello qui, Che bello, veramente. È quasi di mia proprietà, ce n'ho già 5 ristoranti. Ecco per la bella bambina. Ma, Dio. Appunto, se lei mi faceva parlare prima a me, adesso non... Ma perché non mi... È un povero derelitto, l'ho aiutato io. Prego, prego. Sì, ma... Siediti. Understand? Eccoci qua. Sì, ma quello è stagione da bambini, dai, mica vorrei rimanere lì. Sì, ma è una caratteristica di questi locali Switzerland. Mettono questi seggioloni da bambini perché noi ricchi siamo infantili. Signori, sì. Questo tavolo è riservato a una bambina. Te l'avevo detto. E allora... Se fai un altro tavolo ti fanno pagare. Vabbè, quanto... 1000 franchi. No, preferisco rimanere qua, siccome sono stretto di bacino. E allora so... Non è possibile. Ma tanto, zio, che differenza fa? Andiamo. No, la differenza c'è, sono 1000 francesi al giorno che vengono ma qua dai, a mangiare. Ma è bello anche lì lo stesso. Zio. Sì? Ma hai visto che prezzi? Con quello che pagherai stasera un manovale ci campa perlomeno un anno. Diciamo un anno e 4 mesi. È incredibile. Hanno scelto, signori? Stiamo appunto guardando a Rosina. Mi raccomando che quella cucina è molto pesante, scegli cose leggere. Perché i tedeschi mangiano, poi sale tutto signore. A loro. Grazie, signore. Ecco, adesso proprio completamente possiamo proprio... Insomma, cosa hai deciso? Dunque, a me mi dia coso. 190 figure, 135 fa male al fegato, 190 peggio ancora. Questo è leggero, 30 franchi. Pristi, chi te va questo? Quello è il coperto.
È coperto, è uno scherzo che faccio tutte le sere e ci cascano sempre. Questo è nuovo, non lo sapeva, è vero? Ah, è uno scherzo. Oh, dunque, invece mi dia un frichiblisciflasti frushima. Quello è il servizio. Servizio e coperto è tutto uno scherzo. Senti, Rosina, ordina qualunque cosa. Per me va bene tutto, vengo subito. Mon Dio, dove vai? Guten Tag. Guten Tag. Antonia. Oui. Non c'è. Ma dov'è? No, non è ancora arrivato. No. Per due, grazie. My wife, cigarette. Thank you, Shane. Senti, scusa, ma quelli chi sono? È un armatore, mi deve dare 2 miliardi e mi tocca sorridere, che... Scol... Zio, attento! Guarda che cosa hai combinato. Grazie. Zio, ho ordinato scargò anche per te, spero che vada bene. Ti piacciono? Scargò? Sì. Come no? Questa è una specie, diciamo, di spizzichino, no? Buono, è vero. Un po' durette, però. Al dente. No, che fai, zio? Lascia stare. Che matto. Possibile che scherzi sempre? No, perché? No, un po'. Dai, ecco le tue finte. Ah. Excuse me, miss. I fed escargot. I know maniac, eh? Ah, yes. Hai visto? È una pazza, linfomane. Ogni volta che mi incontro non mi dà un reggipetto, un paio di mutande. Per risparmiare 2 miliardi. Cara mia, qua in Svizzera quello che conta non è la bellezza fisica, ma la ricchezza, i soldi. E io sono ricco, tanto ricco. Anche noi. Come anche voi? Anche noi siamo diventati ricchi. Naturalmente non come te, zia. Come me è difficilissimo, io sono l'unico forse. Beh, ti ricordi quando prima di partire tu hai svenduto quel terreno a papà per 500.000? Quel che è servito, diciamo, per venire a fare questa fortuna in Svizzera. Sì, infatti, e poi la casa dei nonni. Beh, insomma, dopo il boom turistico papà ha venduto tutto quanto in un blocco solo di un'impresa di costruzioni. Per 800.000.000. Ma che c'è? 800? Ma non è possibile. 80 milioni, tutto quanto il blocco. Scusi, faccio io, di a me. Ma che fai adesso? No, mi diverte servire il purè. Ma zio, il certo purè scargò, che schifo. Il purè con l'escargot, un piatto cigolò. Non l'hai... Sì. Ma come lo butti? Ma non è mica calcina. Ma che cosa fai, zio? Vengo subito, Zio. Aspetta. Non c'è! Pino? Disgraziato! Oh, scusa, perché è successo un casino che non si dice? Che è successo? Rosina, a momenti si accorge di tutto. Non è arrivata Antonia a vendere le sigarette. Vai dentro, prendi Rosina e portala qua. Sì, sì. Vai, di corsa. Che c'ho, i cani? No, ma c'è... Non fa niente, vai, sbrigati. Non perdere tempo, ti prego. E dai, tu chiacchieri sempre e perdiamo sempre un sacco di tempo. Sono salvo. Che giornata. Che sta puzza? Deve essere qualche gatto, deve essere. Qua dentro c'è sempre qualche cosa di schifoso. Aria? Ah, non è un gatto, è un leone. Grazie, zio, è stata proprio una serata indimenticabile. Proprio indimenticabile. Senti, ma com'è possibile un leone feroce nella tua macchina? Il fatto è, mia cara, vedi, che io ho fatto una donazione di 5 miliardi al giardino zoologico. Si vede che loro per sorpresa mi hanno fatto trovare questo leone in macchina. Che disastro. Almeno dico, io ho avvisato il porca puttana, quello graffia. Senti, vuoi venire a bere una cosa da me? Beh sì, forse il whisky è meglio, no, è meglio di no. Ci vediamo domani, ciao. Sì. Allora ci vediamo domani. Sì. In bocca al lupo. Pure il lupo. Ma che ti è successo? Se sapessi. Sui vetrati macchie, io credevo che era un gare, quello era un leone, una crepa così, mi ha preso, mi ha graffiato il naso, tutto il sangue della spina dorsale. Ma la pelliccia! Ma che me ne frega della pelliccia? La pelliccia è salva, non ti preoccupare. Pensa alla pelliccia, pezzo. E pensare a me che al momento arrivavo morto qua, mi ha levato mezzo culo il leone, mi ha levato. Adesso devo andare con una razza mutilata, devo andare. Herr Speicher, bitte zur Information. Herr Speicher, bitte...
informazione. Scusa Michele, se ti accompagno dentro l'aeroporto, ma sai, ho paura di incontrare il direttore della Swissair che mi vuole sempre vendere degli aeroplani. Ma io ho dei lavori da completare. Poi un jumbo jet 5 miliardi. Addirittura, accidenti. Mi capisci? Guarda, zio, non è proprio il caso di parlarne. Ti ho dato tanti guai in questo periodo. Ma anzi, non so proprio come ringraziare. E non mi ringraziare, che te ne frega. Vieni a trovare quando vuoi, Rosina. Serio? Però avvertimi sempre prima, 7-8 giorni, non vale sorpresine. Perché io vado in giro per affari. Ah, salutami Amedeo, quel farabutto di tuo padre. E digli, ha detto zio, che sei un disgraziato e un figlio di puttana. Zio! Simpaticamente, ovviamente. Ciao, bello. Ciao, grazie. A presto, eh? Sì, ciao. Oh, l'aeroporto è grande, non ti perdere, attenzione dove vai, eh? Oh. Ciao. Ciao. Dai, Pino, per cortesia, corri alla villa. Dai, sbrigati, che sono in ritardo. Grazie. C'è permesso? Sono Calollo, in bianchino, Mr. Smith. Niente. Eccolo, le consente. 37 punti, porca puttana. Ma dico io, ma che così vuole? Un po' di intelligenza. Che? Madonna, che? Mr. Smith, che paura. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Ah, scusa, credevo che era la recchia. Beh, adesso come faccio? Le forbici dove stanno? Eh? Ah, di là, i ladri hanno preso le forbici. Un momento, venga, ci penso io adesso, venga. Pensiamo alle forbici, poi pensiamo ai ladri. Dove stanno? Dove sono le forbici, maledette? Dove? Ah, ecco. Ah. Ehi, c'è nessuno in casa? Che aspetta, qualcuno lei? Ah, è mia nipote Rosina. Scusa, ha preso l'aereo, evidentemente. Sono venuti i ladri che mi hanno rubato tutto. Non so come ringraziare. Nipote Rosina! Nipote Rosina! Che casino! Venga, Froschler! Venga di là, Froschler, adesso ti dico tu. Doveva prendere l'aereo, mia nipote. Evidentemente non l'ha preso più. Se scopre che io non sono Smith, succede e dopo ce lo spiego. Aspetti. Rosina mi crede ricco. Ah. Senta, scusi, non ce l'avrebbe un vestito Froschland per una... Ma lei mi sente con questo cerotto alle orecchie? Ah, no, perché... Ah, scusi, un vestito per me, per cambiarmi, anche una taglia un po'... I puffi! Ah. Excuse me, eh? Ecco, mi sto arrivando! Che vuole? È tutto sto casino per un vestito, ma anche mi piace, fa schifo sto coso da ricchione. Vada lì e non faccia rumore. Ciao zio, sono io. Ciao. Sorpresa. Bella sorpresa. Mi apri? No, no, no. Come no? No. La porta, zio, apri. No, perché non... Siccome non c'ho la chiave, non sento. La porta... No, oh, non è aperto. Non è aperto. Ah, era aperto? Insomma, mi fai entrare, certo sì o no? Certo che era, entra pure, figurati. Siccome io ho tutta la villa in disordine, stavo facendo dei lavori che non riesco mai a terminare. Sto facendo di sopra dei quadri naif, sì. Perché tu dipingi vestito così? Sì, è la pace. Ma non dovevi essere in aereo a quest'ora? Tu? Sì, dovevo, infatti. Invece sono ancora qui. Ah. Sono passata per l'albergo prima. Mi hanno detto che tu non c'eri, allora ho pensato che forse eri tornato qui. Ho fatto bene, no? Hai fatto proprio bene. Ma lo sai che cosa è successo? Molto, mi sembra ma l'ho scippato tutto, i soldi, il biglietto, la borsa, il passaporto, tutto quanto. Certi nervi, guarda, non me ti me puoi immaginare. Dici. Che mascalzoni. E poi dicono degli italiani. E come si fa? E come si fa? Si fa che non parto più. Eccolo! Resto con te, non sei contento? Se sono contentissimo, sai le risate che ci facciamo tutte e due? D'altra parte a Oxford, dai, un giorno più, un giorno meno, mica muore nessuno, no? E no, invece può morire, figlia mia, quella è la mia paura, perché io ci ho messo il cerotto qui. No, a un certo momento, quello è pure tedesco, sta mezzo nudo. Sì, ho paura so, che... tu hai un sacco da fare, i tuoi impegni, il lavoro, tutto quanto, ma io ti assicuro che non ti do nessun fastidio. Tutto quello di cui ho bisogno è una stanzetta piccola, piccola, piccola. Non so, per esempio questa qui... No, 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 per carità, lì no, c'è il ripostiglio. Mettiti... ecco, mettiti qua, che è più larga e stai più comoda. Zio! Non così piccola! T'ho voluto fare uno scherzo! Senti, Rosina, ma lo sai, ti devo zio, parlare. Questa casa è proprio come me l'immaginavo, arredata con gusto. Vabbè, ma tu corri sempre. Organizzata. Si vede proprio Senti. Che è casa tua. E poi c'è anche il giardino. Senti, Rosina, per cortesia! Stupendo, Fammi parlare, ti devo dire una cosa importante, ti sto dicendo. Ah!
Io non sono la persona che tu pensi, ecco. Ma zio, lo so, si vede, l'ho capito subito. Ah sì? Meglio, mi togli il peso di... Tu non sei il solito miliardario. Oh, madonna, bravo. Se tu fossi stato come tutti gli altri, io piuttosto, ti giuro, andavo a dormire in albergo, guarda. Sì. Dove dormi tu? Qui. Oddio, che tipo che sei, sempre voglia di scherzare. Io sono un tipo faceto, mi invento le cose. Ah, il campanello del forno, forse? No, è di là, è il campanello della porta. Beh, dai, tanto ormai. No, no, non apri la porta. È per me, apro io. Chi è lei, scusi? Io? Io, Inga, nuova infermiera, sono. Vedi qui, adesso abbiamo 10 e mezzo, fammi sentire qua. Sì, c'è una specie di ulcera. Zitto! Scusi, Mamenda, ma mi viene il sospetto. Tu sei mica Judy? Tu ebreo? No, che ebreo, sono pugliese. Cosa di questo? Lui è meridionale, italiano. Italiano? Ma perché non tiene baffi nero? Non ce l'ho. Dov'è il tuo mandolino? Perché non hai mandolino con te? Dov'è il suo mandolino? Chi è questo? Ma che vuole da me? Ma tu hai fatto pupuacci? Ma che... Scusi, ma che hai scosso in bocca? Non fate pupuacci, ma che sono di grande! Non ti aspetta, ragazzi! Stava via, vieni qua! Aspetta! Vieni, che c'è mia scarpa, vieni, che è italiano! Aspetta! Non fai pagliaccio, per favore! Perché non hai portato il tuo mandolino? Vado io, vado io. Sì, non ci sono per nessuno. Perché non hai portato il tuo mandolino? Sento, come ti chiami tu? Nicola. A Nicola Smith? Dopo Smith Nicola, Nicola. Smith Nicola. A Nicola Smith è il tipico nome di questi del sud d'Italia. A Bari tutti si chiamano Smith. Tutti gente si chiama Smith di Bari. Qua. A Nicola Smith di Bari. Senti, dimmi cose, pagliaccio italiano. Perché non hai portato il mantolino? E dimmi una cosa, pagliaccio italiano, è vero queste leggende che voi dei Bari del sud avete questa voglia di fare sempre l'amore con donne tedesche? Avete una grande attività sessuale. E tu hai, com'è questo, hai tua attrezzatura tua? Che cazzo dici, non la capisco? Tu mi guardi con un sguardo maltipoglioso, eh? Allora si vado a prendere a te un'iniezione che faccio passare per il libido. Sta riposando? Calore! Calore lavativo! Via vol! Che fai tu? Sto lavorando, adesso metti alle 8 che sono sulla bilancia, vado dietro, c'ho pure in braccio che... Vada, vada, ci penso io. Ma ha bucato tutto. Pagliaccio! Tu vieni, pagliaccio italiano, eh? Chi sei tu? Eh? Ora si permette di venire qua lei! Dov'è il signor Smith? Dov'è il signor Smith? Lui. Ah, sei tu, pagliaccio. Qua, pagliaccio, se... Oh. Io ti stacchi di... pagliaccio, che pare mobili che hai. Fammi sentire, eh? Che strano capello, fammi sentire che belle pelle. Così, pagliaccio, ti volevo raccontare una storia mia. Perché io avevo un marito molto educato, molto bello, che aveva un medico tedesco, che al carnevale di München si è vestito da donna e è scappato con un ragazzo di colori. E che è mai più ritornato, vivi con questi adesso. Che vuole da me, signora, che sta, mi lasci perdere. Pagliacci, perché non fai quella cosa che mangiamo spaghetti insieme, fai poi col mandolino. Fammi da me, qui facciamo una volta. Ma se ne vado, per cortesia. Ma voglio fare quelle cose delle donne. C'ho da lavorare, c'ho... Una sola volta non vuoi fare con no, me. No. Non ti piace, donne tedesche. Per carità, padone. Bene, bene, non piace, non ti riesco, pagliacci. Vuoi questo ricordo? Non voglio niente! Ah. Ne puoi magari mangiare spaghetti, mandolini, quelle cose. Se ne va. Il baffo nero. Va bene. Sbagli, sei pagliaccio, perché non sembra, io non sono una donna autoritaria, sono fedele come un camion. E faccio anche da mangiare. E faccio... Pagliaccio, ultima cosa, per favore, perché non mi fai vedere solo una volta il tuo mandolino? Ah! Oh,
Ah, Mr. Smith, me l'ho dimenticato. Excuse me, un momento, adesso vengo. Per cortesia, Froschland. Yes? Electronic? Comprere. $1,000,000. No. $2,000,000? $5,000,000. Tutto, tutto. Smith, non ho capito, letteralmente un ghezzo. Oh, i baffi. Oh. Tu bist total verrückt! Tu bist total verrückt! Tu bist total verrückt! Jawohl! Dino! Sì? Jawohl! Un momento, adesso! Dio, dove sei? Non faccio rumore! Che stai facendo? Sei nello studio? Sì? Io, senti, volevo dire... Yes! Oui, comprare, comprare! Oh, comprare! Stai bene? Sì. Sei sicuro di stare bene? Sto benissimo! Ma come ti sei vestita? Ma te l'ho detto che stai facendo il quadro, no? Stavo pituando, no, i naif. Scusa, hai quel cappello sulla testa? Ah, il cappello? Ah, scusa. È perché siccome questo è un portafortuna, tutti i miliardi di dollari qua dentro, e allora mi porta bene, me lo metto sempre in ghepo, se no senza di questo. Allò? Sì, pronto? Dice che vuole un certo Smith. È morto, non c'è, sono io, cioè il socio mio. Adesso. Ah. Yes, yes, qui. Ah, sì, sì, comprare, comprare. Guarda che c'è qualcuno lì fuori. No, sai. No, è la filo diffusione, cara. No, comprare no, anche no, la filo diffusione, comprare la pietra. Comprare tutto, $2,000,000, no, 3 milioni di dollari. Yes, diavolo, comprare, calore, calore. Ma che dico, c'è qualcuno? Dopo ci vediamo. Sì, comprare, comprare. My name, calore. Lasciami dire, guarda che c'è qualcuno che stiamo volando lì fuori. 4 miliardi di sterline? Facciamo 5 miliardi, che me ne frega. Sì, yes, diavolo. Stai fermo, comprare, concentra, comprare. $1,000,000. $3,000,000. $3,000,000. Three. 4, 5, 20 milioni, che ce ne frega a noi? Tanto, tutto. Comprare, calore. Ma non sei. Pronto? Calore, my name. K come carne ai ferri. Lo come l'osso buco. Re come ricchitelle e cibi di repe. Calore. Scusi, ma lei chi è? Io sono la nipote, lei? Io sono il segretario. Piacere. Oh, piacere. È su? Sì, sta telefonando. Oui, yes, yavol! Comprare! Ho detto comprare, comprare! No, c'ho detto 5 milioni di dollari! 15 milioni di dollari! Facciamo tutto quanto! Ma lei chi blocco, è? Compriamo tutto! Lei chi è? E fuori spani di Gabul! E nel fig, e nel solo spalacai! Ma lei chi è? Io sono il segretario di Herr Schmidt! Dov'è Herr Schmidt? Stava qui un momento fa, adesso non so dove. Oh, dove va? Aspetti, signor segretario! Aspetti! Mi sta venendo in mente una cosa! Il signor Smith sta nel giardino! Ah! Io sto mi vita e Flamengo Rock da Torero. Vada, vada. Che poi olè, tutto a posto. Che è successo? Che è successo? Signor Smith sta qua, oddio. Chi è stato? Chi è stato? Ah, non sei. I baffi. Lei è un mascalzone. Mi ha rovinato. Ma mi ha rovinato i baffi. Tu vendere tutto con... rovinato sono. Ma che rovinato? Siamo a cavallo, Herr Schmidt. Siamo finalmente riusciti a liberarci di tutte le concentra. Un miliardo di utile. In 2 ore. Giuri? Ma guardi, è così. Le comprate tutte per 3 miliardi un certo chelore. Chelore? Non chelore, calore. Ah, che calore. Ma chi è quello stronzo che ha perso 3 miliardi? 3 miliardi? 3 miliardi! Uno stronzo che ha perso 3 miliardi con le concentre! 3 miliardi con le concentre! Calore, pesca! Uno stronzo! Ja, ja, Herr Schmidt, ja? Ah, perfetto, la borsa di Parigi, signor Chelore. Ah, Chelore, calore! Quello stronzo famoso. Allo? Invece le concentre, cara la mia Rosina, come avevo previsto con la mia chepa, triplicarono il loro valore e invece di perdere 3 miliardi, oh, ne ho guadagnati 9! 9 miliardi! Adesso sono ricco, ricco sfondato. Baci, zietto Nicola. La chepa. No, for you, my secretary, Froschland. Yes, jawohl. I left my yard in San Francisco. Smoke and sit right. I do, you do? T for two. Un momento, ciao. T for two? Tu? Tu è occupato, non si sente. Che? Stai combinando? Ah, e tu? Scusa, è conto! Ha perso la confusione. Pronto? Ah, oh. Diavolo? Ah. Thank you, Shane. Post scriptum.
Tanto sono diventato ricco, cara Rosina, che ho preso al mio servizio Froschlen Smith come segretario. E tutti i miei amici, anche se non sono dei liberi docenti, mi danno una mano. Ah, mi sono sposato con Antonia, anche se non è la quintessenza della bellezza, come si dice da noi. Dove c'è gusto, non c'è perdenza. Insomma, Rosina, dei ricchi ho preso tutto. Le abitudini, le comodità e, ahimè, anche tutti i vizi. Beh, tutti. Tutti meno uno. Eh? Scusi, è arrivato il Corriere della Sera? Non ancora, sarà qui a momenti. La geometra, ma tutte le mattine la stessa storia. Ecco, è arrivato, è arrivato. Cerca sempre la lettera al direttore, eh? Ecco, ma tanto mica gli la pubblica, un anno e mezzo che aspetta. E invece c'è! C'è! Me l'hanno pubblicata! Lettere al direttore. Illustrissimo e rispettabilissimo signor Dottinge, Granduff, Viscount, Lupman, direttore dei direttori. Il sottoscritto è un cittadino onesto e servile che non ha mai fatto politica attiva, tanto che qualcuno mi definisce appartenere alla squallida maggioranza silenziosa che non vuol prendere coscienza. Ma questa volta, illustrissimo Lup Mannar, ho vinto il mio abituale rassegnato assenteismo per dire la mia su una delle piaghe più agghiaccianti del nostro benemerito sistema politico-sociale, il problema dell'occupazione del tempo libero. Io nutrivo una completa fiducia nell'organizzazione dei villaggi vacanza. In che errore ero caduto? Avrei dovuto diffidare di mezzi di propaganda così contrari alla morale che ci ha insegnato per anni la nostra stimatissima classe dirigente. Ma le confesso, Lupman, ero molto felice quella mattina di dicembre dell'anno scorso quando partetti. Giorno... Scusi, signore, ma che giorno è oggi? Che giorno è? Il 4 dicembre. Allora suona che stiamo in regola. Cosa dice? Avevo dato appuntamento davanti a casa mia a un mio collega che mi aveva in tutta buona fede convinto a seguirlo in quella tragica avventura. Il PI, perito industriale Guido Colsi. Purtroppo era un famoso ritardatario da competizione. È molto che attende? No, ma è che qui fa un po' freschino. Dove? Ehi! Ah, ma mi scusi, perché dobbiamo andare sempre con la mia? È più piccola, consuma meno e all'aeroporto si parcheggia meglio. Va bene. Senta, io vado giù a chiudere la porta del garage. Certo. Intanto, scusi, sa, non si umilia se le chiedo gentilmente di darmi una pulitina al vetro qui. Mi dì il foulard. Come? Certo. Ma... E porta. Va bene, e le dico il foulard. Perché è l'unico foulard. Cioè, voglio dire che è l'unico che... Non si preoccupi, è chiusa. Va bene. E anche... E chiudo. È l'unico foulard nuovo che avevo. Scusi, che sa dove è via Bellotti Bon? Bellotti Bon? Lei crede che si possa parcheggiare con tutta la... Ma non dica allora, sciocchezze! Da... Ma vogliamo andare, se no si... Ah, io vado allora a occuparmi del... sempre un io sacco di tempo. Io vedo dentro la tua mano che devi avere una disgrazia aerea molto forte, molto forte. 10.000 lire. Forte? Ecco. Ecco lei, molto umano, molto gentile. Perito, non si potrebbe prendere il treno. Ma ci posso sapere che succede? Ma sono 9 ore di ritardo. State calmi. Calmi. Ma chi l'ha detto? Portate. È mio, l'ho visto. Lasci perdere, l'ho visto io, il carrello è mio. Ma Maria. Scusi, eh? Se ne vada, se ne vada. Ma questo che occupa un carrello? Ma guarda che gente. Ma qui non c'è niente. Geometra, eh? I biglietti li ha lei? Ma è lei che li teneva, scusa? No, no, io no, lei. No, ci sono prima io. No, 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 no,
Avevamo astutissimamente optato per un volo charter, che a metà prezzo offriva quasi lo stesso trattamento di un volo di linea. Ci fecero infatti partire dalla zona più elegante dell'aeroporto, dietro i cessi. Con noi un gruppo di alpini, temibilissimi. Non stiamo a fare la solita corsa vergognosa per i posti al finestrino. Comportiamoci bene. Al galoppo più sfrenato, poi la catastrofe. L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali e rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, scherzi! Piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe tutto? Che ha detto? La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa... Forza, faccia di culo! Avanti, avanti, stronzaccio! Non ho tempo da perdere io! Piano, piano, ma ci sono prima io! Dai, sbrigati, cazzo! Ti aspetti a mettere a sedere quelle chiappacce che si ritrovi! Piano, fermi, porca puttana! Dove sono le cinture? Allacci la cintura. È solo un po' di fumo. Capitano. Ecco che non sia possibile. Megafono. Prova megafono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sa. Buongiorno. Signora e signore, buongiorno. Qui è il capitano Tombele e il suo equipaggio che vi porgo il benvenuto a bordo del DC, così faccio così, dato non si sa dove. Ci alzeremo una quota di 60-70 metri all'incirca e viaggeremo a una velocità di 65-67 km orari. L'arrivo è previsto, se tutto va bene, verso le 14. Come se tutto va bene? Porcaccia puttana maledetta di Eva Sgualtrinaccia. Tieni. Non vi preoccupate, calma e gesso, Tombale non è un fesso, martello. Martello! Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Ha detto di non fare domande. Ma tu guarda con una martelletta. Ma sì, va bene lo stesso, tanto è un charter.
capitano, ma che succede? Ancora? Ho le batterie a terra. Sì, vedete, ci basta. A terra? Al settimo tentativo, il vecchio Dakota si degnò di prendere quota. Chi è? Chi è? Seda, c'è il pranzo a bordo. Sì, che vuoi? Semi o lupini? Questi. Porca troia! Ma che succede? Ma sì, perché... Lei? Ma che si gira da una parte? Calma, calma il gesso. Tombello non è un fesso. Calma. Dunque, siamo leggermente obliqui verso destra. Ce ne siamo. Dobbiamo cambiare posizione, eh? Sì, su. Un momento, eh? Tu, quanti chili pesi tu? 130. E tu, Alpino? Ciao, 70. 70 mi dà tanto, questo è l'avanzo di due. Dobbiamo cambiare posto. Cambiate il posto. Su, ok, calma, calma. Di qua. Piano, piano, piano. Puttere tanto, tanto. A posto. Bravissimo! Chiudete gli occhi tutti quanti e pregate. E datevi la mano in segno di pace. Buon viaggio. Se vi va di fumare, fumate. Tanto. Se deve succedere, succede. Cosa? Che deve succedere? No, Boni, 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 boni! Senti i fiori! Cantiamo il mazzolino dei fiori! Lo fermo col boom e il salto! Boni, eh? Attenti! Quel mazzolin dei fiori che viene dalla montagna, boom! Quel mazzolin dei fiori che viene dalla montagna, boom! Quel mazzolin dei fiori che viene dalla montagna, ma da per che non si bagna, che lo voglio regalar, boom! Bisogna tappare il buco! Tappare il buco! Sono... Magari un giornale! È perfetto, eh? Allora, un giornale. Un quotidiano, o un mensile, o un settimanale. Ma cosa c'è? Un giornale. Lo stesso. Un quotidiano. Un quotidiano. C'è un quotidiano? No. Non ce l'ho. Lei è un quotidiano? Non lo so. No. Lei ha il Corriere dello Sport? Sì, ma è di oggi. È di oggi? Vabbè, ma che c'entra, scusi? È da mettere. Già, ma cosa c'è? Va bene, se insiste, tenga. Ecco. Permette. Ieri, alle 14.30, Giuseppe Saronni. Scusi, ma cosa per... No, è perché non avevo ancora letto le notizie. Ma dobbiamo sì, coprire. Buco. Coprire? Sì, va bene. Io la guardo le spalle. Grazie. Piano, presto. Adesso lo piano, va bene. Piano. Piano. Facci presto, facci presto. Faccia casino. Così. Sono piano. Lei. Là. Il comandante. Roberto. Composto. Comandante. Bravissimo. Seconda. Seconda. Prove Gaffro 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Sau! È sempre il comandante Tombale che vi darà alcuni ragguagli sul volo. Sì, sul volo. Alla vostra destra potete notare. Oh! Che rialzate tutti! Azzo! Lo fate a posto o lo fate allora? Alla vostra destra, loro! Voi alla vostra sinistra, no! Sorvoleremo Palermo per circa 7-8 ore. E alla vostra destra potrete notare sempre la strada per il Monte Pellegrino. Alla vostra sinistra la strada per Agrigento. E proprio sotto di noi l'autostrada per la Madonna! Nel buco! Coprite con altri giornali, mettete altri giornali sopra. Forza! Via,
vedere chi sta pilotando l'aereo. Ma scusi, ma perché no, non ci va lei? Per... No, 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 no. Vadi lei, vadi. Va bene. Vado io. Allora va a vedere. Torna a posto, cazzone, o ti rompo la scopa in testa. Io stavo verificando. Che tanto che... Adesso vado. E vuole andare da noi. C'è nessuno? Vorrei chiedere... Non c'è nessuno. Io sono da solo. Volevo chiedere... Buongiorno, ho salutato il secondo pilota. C'è anche Marco Conista. Signor Perito, vorrei raccontare una parola. No, vorrei esprimere una mia curiosa sensazione. Ma che sensazione, scusa? Che c'è? Perito, lei ovviamente ha qualche nozione di volo, no? Io? Ma di vola vera almeno? No. Bene! Perché? Perché in cabina di pilotaggio non c'è nessuno! Ma non dica sciocchezze! Venga a vedere! Un momento, il comandante ci vuol vedere! Aspettate! Comodi, state comodi! Che si fa? Ma che succede? No, bisognerebbe chiamare aiuto con la radio di bordo! Deve essere da qualche parte! Tocchi qualcosa! Dai. Sì, ma perché tocco io? Tocchi lei, scusa. No, non mi faccia di queste ripicche, su, tocchi. Va bene, tocco io. Sì. Vado però un po' per... Sì. La tiffa, ho naso. Sì. Dunque, non mi ricordo dove l'ho messa. Dunque, dovrebbe essere... Ah, Uliula, la fortuna viene qua. Ah, Uliuli, la radio di bordo deve essere... Bisognerebbe avere un paracadute. Paracadute? Sì. Ma c'è! Eccolo qui! Eccolo! C'è un paracadute. Ma noi siamo 40. Siamo 40. Come si... Beh, ma... Per due, basta. Forse stiamo atterrando. No, abbiamo superato il muro del suono e per questo... Ecco, siamo lì. Forse lo sanno. Va tutto bene, vero? Sì. Come va? Tutto bene? Perfetto. Sì, Va tutto... Tutto a posto. Sono lì. Tutto bene. Bene. Guida. Bene. Ma perché avete il paracadute? Ma cosa dici? Sì, perché hai portato il paracadute? Ma no, questa è una gobba, cioè un... No, dice di no. Cioè un sistema per... Guardate, quale buco? C'è un buco. Guarda, avanti a voi, c'è il buco. Caro Luke Mann, quella fu l'unica situazione fortunata di tutto quel viaggio. Perché atterrammo proprio sul tetto del pullman diretto al villaggio vacanze, il famigerato Tropical Dream. Siamo stati fortunati, eh? Sì, però ho paura che qui si corre il rischio di prendere un po' di polvere. Ma che polvere? Senta che bella arietta tropicale fina, respiri! Questa brezza che viene dal deserto. Dove siamo? Siamo arrivati. C'è un silenzio che non mi piace. Io ho un po' paura. È carino, però. Thank you.
Contanza! Ma dove guardate? Sono qua! Qua! Ah, è là, sì. Avete avuto come da definire l'accoglienza folklore locale? Vi è piaciuta? Il programma prosegue con il Tropical Cocktail di benvenuto che sarà servito nello spiazzo alla vostra sinistra. Via! Sì, sì, andiamo, andiamo. Fermi! Mi comunicano che il cocktail è stato spostato per ragioni tecniche al palmetto alla vostra destra. Correre, Raus, Raus! Che siamo in Italia! Nuovo controordine. Il cocktail sarà servito nel bungalow oltre la piscina. Gabi, spalla, Raus! Ehi, 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 tutto che fai? C'è sempre uno di ogni gruppo che vuole fare tutto di testa sua. Io? Sei italiano? Sì. Siete tutti uguali, tutti coi baffi neri. No, e io? Mangi spaghetti, suoni il mandolino. No, 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 no. Dici cosa e poi fai altra. Ma io... Guarda che qui devi rigare dritta, Calvizza! Raggiungi gli altri! Senti, guarda che io non ho... Via! Ma... Raus! Ecco, ecco qui, e gradisci? Ecco, posso... No, no, buono, buono, questo cocktail forte è molto pericoloso, guarda, guarda. È un po' brutto, però, Sì, però devo dire che è buono. Sì. Ah, è divertente, sì, guarda. Ma sì, sì. Il permesso, 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 scusi, questo me lo bevo io tutto. Era il famigerato e temutissimo Torriente de Fuego. Un quarto di gin, un quarto di rum, cucchiaio alla tavola di pepe di Cayenne, paprika, piripiri africano, nitroglicerina, miccia corta, sale e pepe. Come va? Eh? Si è rinfrescato? Era qua. Era forte. Era un cocktail molto. Li fanno molto forti. Ma queste parti. Che fa col mio binocolo? Me lo dì, me lo dì. Eh? Me l'hanno regalato. No, ragazzo. Ma dava un'occhiata così. No, no, me lo consuma lei, perché me lo guarda, me lo con una violenza, guardavo, lo guarda troppo. Le donne guardavo. È una spiaggia... Eccola! È lei, è quella del manifesto con scritto ti aspetto. Dove? Là. Aspetta un attimo. Il binocolo! Il binocolo! Il binocolo! Il binocolo! Eccolo, eccolo. L'ho tirato fuori. L'ha tirato fuori! L'ha trovato! Eureka! Meno male! Alleluia! Meno male! Meno male! Meno male! Il binocolo! Eccolo qua! Ho notato quel signore? È un tedesco. Beh, senta, forse... andiamo, venga, venga di qua. Disinvolto, Benvenuto. Mi scusi, io alle volte uso un'irruenza, ha capito, faccio... Sì, tum, e ho dato un colpo, ho rotto il bicchiere. Lei mi deve... Ma cosa fa? Parla col manichino. Come? È manichino. Un manichino. È di plastica, vede? È di plastica. Venghi via, su. Sì, allora, lo metto. Questo lo metto. Vediamo. Il tedesco. Amici, amici, tutti di corsa al totem dell'amicizia per assegnazione chiave Bunkalov. Per facilitare l'interconoscenza tra gli ospiti, la distribuzione delle applicazioni viene affittata al caso. Ad ogni chiave è attaccato un filo, il filo di Arianna. Seguendo filo raggiungerete il Bunkalov e il compagno che il testino vi ha assegnato. Buona fortuna! Buongiorno. Là. Sono arrivato, geometra. Anch'io però. Con qui l'albero ancora e Marci. Poi mi unisco a questa bella conquilina. A questa bella... Adesso mi unisco a qui. Ma mi continua. Thank you.
È plast, plast. No, looking for room. Italian. Passport, spaghetti, baffoli, mandoline. Da vomitare. Che bel culo! Che fa? Ma chi è lei? E che vuole? Baffoli. Gli ho messo le mani addosso. Gliele metto io le mani addosso, se no, non ce le devo subito. E ci lasci lavorare. No, ma io credevo che fosse di plastica il sedere. Ma e non plastica? Peggiori la situazione, se ne vada, per favore. Scusi. Ma guarda che scusi, gente, so sto sei gaiolo. Sono umiliato, signorina. Lo credo bene. Credimi, io credevo che lei fosse di una sagoma di plastica. Comunque sono molto felice che lei sia di carne ed ossa. Dunque, ecco, ah, ecco. E qua, è passato qua sotto. Scusi, è il filo di Marianna. È looking for room. Italian, passport, buffer, mandolin. Sì? A un dopo sole, per pietà. È là. Oh, no! Sì, è là. No! Oh. Oibo! Ma cosa ho fatto? Mi sono addormentato. Al sole. Metta quello. Questo? Sì. Lo bevo? No, no, lo spalmi. Lo spalmo. Ne metta un po'. Sì. Vedrà che si sentirà meglio. Bene. Perché? Oggi il sole ha fatto capolino. E mi ha sorpreso. A tradimento è stato. Che cosa sono queste due? Amache. Ah, sì. Sì. Nelle pliant non c'era indicato così. No, no. C'era scritto lettini. No, no, c'era scritto amache. Ah, no. Nascondono una certa insidia. No, per carità. Io l'ho provata stamattina, è facilissimo. Non mi sembrano molto sicuri. Mi comunico, vuol vedere? Mi comunicano una certa. Un certo nervosismo. Attenzione. Come fa? E uno. È uno. E due. E due. E tre. E tre. Oppla! E buonanotte. E buonanotte. Sì. E buonanotte. Lo faccio anch'io, eh. Uno. Sì. C'era scritto nel replino. Vabbè, via. Uno.
due, tre, buonanotte! Cosa fa? Si mette a fare il pagliaccio adesso? Sì, credo di aver perso un tempo nel buonanotte. Risaldi, su! Un momento, non sono molto pratico di questo tipo di insomma, letto. Tieni su anche l'altra gamba. Anche l'altra? Già. Bisogna affrontarlo. Sì. Con molto rispetto. Ecco. Dunque, tranquillo, metto la gamba sulla gamba. Non voglio rispettare. Notte. Ma cos'ha da lamentarsi sempre? Cos'ha? Era un po' di sole che ha preso. Io non capisco. Le ho dato anche la crema dopo sole. Che cosa ha fatto? Me l'ha finita? Che cavolo! Io non lo so, sempre il solito. Spero almeno che le abbi fatto bene, è miracolosa. Se effettivamente mi ha molto giovato. Riconosco che mi ha giovato molto. E mi metto ancora un goccio. E devo ricordare alla Marca. Venga avanti, geometra, non mi faccia aspettare sempre. No, scusi, dato che c'è un avviso, c'è un pericolo che... Va bene, va benissimo. Che invenzione. Si vede. Non si vede. Si vede. Ma ci veda. Così non si vede. Così si vede una meraviglia. È proprio bello. Ma cosa fa? Ho avuto un leggero giramento di testa da impatto con... Ma vogliamo andare, sennò si fa tardi. Mi ha la mano. Avanti, su, andiamo. E adesso dove va? Vado di... È meglio di qua, si fa prima. Perdiamo sempre un sacco di tempo. Di qua. Oh. Se lo dice lei. Cosa fa adesso? La tintarella? Potevamo aspettare di essere alla spiaggia. Buongiorno signorina, vuol bere qualcosa? No, piuttosto perché non mi raccomando. L'ho già fatto. Ma lei sa nuotare? Non sa nuotare per niente. Ah, ma allora deve imparare. Venga, le faccio vedere io come si fa. Mi lasci questa mano, non hai paura. Ma insomma, venga con me. Vadi. Mi dia la mano con calma, la manina. E non si facci pregare. Rilassato, non si contragga, è tutto contratto. Si rilassi, si rilassi. Bravo, Geoffrey. Si facci questo bel bagnetto. Andiamo lassù. Oh, allora, visto che non c'è niente da vedere. Insomma, non mi sento tranquillo. Così, rilassi, non si contraga, adesso ci scendiamo piano piano in avanti. Si vede di rilassi. Ecco. Ma che fa? Ma venga, mi aiuta, adesso si attacca. Ma venga, insomma, si stacca questo trampolino. Qui è attaccata la mamma. Ecco, io adesso lo tengo su qui per il mento. Ecco, bravo. E lei si distende. Distenda le gambine su. Oh, benissimo. Ha visto come galleggia, non c'è pericolo. Molto bene. Oh, ha visto. Claudia, come se la cava? Come? Come se la cava? No! Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Venga qua! Mi lasci, no, voglio respiri, essere seppellito qua! È aperta la gara di pesca! Buon divertimento, camerati, amici! Un pesce grosso! Abboccato! Ma che 50 scellini, dai! Dai, 40 scellini! È ancora troppo 40! 25! Quanto? 10! Sicuro? Sicuro, eh? Va bene! Ecco 10 scellini! Questo buono in bianco, solo olio e limone. Grazie, perito, per avermi comperato. Eccomi qui, ancora. Geometra, non ho più scellini, si arrangi. La Gestapo e la direzione vi augura buon pranzo. Bravo, mi costa! Andiamo, sempre gli ultimi. Scusi, abbia pazienza. Non ho fatto neppure a tempo a mettermi le scarpe. Le porta tutto l'anno le scarpe? Cosa vuol fare? Le vuol portare anche al tropico? E poi facciamo presto. Se no si mangiano tutti. Andiamo. Caldino. Ah!
Il cibo è abbondante. Non accalcatevi, comportatevi civilmente come sempre. Il buffet di mezzogiorno, caro Dottinj Granduff, è uno dei momenti più agghiaccianti e selvaggi della giornata. Viene calpestato ogni diritto umano, civile e religioso. Ma che madre sono questi? La ringrazio, Perito, è stato molto umano, perché io ero rimasto senza mangiare. Ho una fame tremenda. Ma come ha fatto, scusi? Vieni giù, ti ho detto. Ha dovuto pagare. Ti ho detto di venire giù. Vieni giù. Ma cos'è, una scimmia? Mamma, è uno stronzo di Faenza che mi ha preso il prosciutto. Vieni giù. Vieni giù. Il pane te lo mangi te, io voglio il prosciutto. Però ha visto questa gente di Faenza? Giù le mani o ti spazzo la sede per il lotto. Almeno dammi due traumi. Ma non ce ne parla nemmeno. È tre giorni che... Senta, Perito, lei non sente una strana atmosfera qui? Ecco lì, mettiamoci. Vengi. Ma è sicuro che non sia? Ha visto? No, come strappano. Ci segui qui. Roba. Ecco qui. Ecco. Cosa ha comperato lei? Due carciofini, due cipolline. E quello che cos'è? Oh! Prosciutto, salame, formaggio, un po' non ci si mangia. Senta, ho la sensazione che qui non sia più tanto sicuro. Prudenti. Calmi, prudenti. La birra. Ah, guardi, qui è sicurissimo. Lontano da ogni rischio. La birra. Aspetti un attimo. Scusi. Ma il mio piatto che non c'è più. È successa una disgrazia. Non si capisce. Ecco ragazzi, questo gioco serve per sviluppare i muscoli delle braccia e i pettorali. È un pallone pieno di sabbia che pesa ben 7,950 kg. Bisogna lanciarlo con due mani e piegare leggermente le ginocchia. Guardate che è molto pesante, quindi state attenti. Forza! Bene! Mio, di testa! Anch'io! Praticamente due moncarini. Mi chiuda lei, per pietà. Ecco. Ma cosa ha fatto? Perito, mi ha riscritto... Al tiro, alla fune. Ah, sono stato io. Lei? Sì. Come umano, lei? Beh. Veramente, le volte. Le fa male? Da morire, ho perso la sensibilità. Perché non mette un po' di quel dopo? No, quello no. Mi ha fatto uno strano effetto. Guardi qua. Chi è? È la celebre amaca sicura. E parla? No, che parla? Che animale è? Lei qui praticamente ci si può anche buttare sopra. No. Io preferisco. No. Meglio preferisco. Lei ora deve provare. Mi sento più tranquillo. Ho perso due ore. Avanti, ho perso su. Due ore. Allora, lei prova. Praticamente lei ci si butta sopra, sì. E questa non si ribalta. Me lo garantisci? Glielo garantisco, qua la mano. Abbia pazienza. No, come non detto. Come non detto. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Io come al solito conto fino a tre e poi le altre si lanciano. Aspetti un attimo, mettiamo un po' di crema. No, ma che crema? Uno. Non sono preparato. Vabbè. Uno. Vabbè, un attimo. Uno. Ricomincio. Allora, uno. Due. Due. Tre. E... Ma dove sta andando? Scusi. Devo fare due passi. Ma non faccio il buffone. Ho detto che ho perso un sacco di tempo. Avanti, di là in qua. Da 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 là in qua. Ti azzitto, basta, pronti. Zitto. Determinato. Fermo. Uno. Come un eroe vichingo. Uno. Due. Due. Quattro. Come? No, dopo c'è il tre. Come? Uno. Uno. Due. Tre. Buonanotte. Buonanotte. Allora io dormirei qua. Andiamo a farci un bagno? Sì, andiamo. Dammi una mano. Mi fa una foto? Oggi deve essere veramente bellissimo. Vengo anch'io? Senta, signore! Niente bagno oggi, con questo mare non sta a galla! La palla! Aspetti! Già tiro io la palla! Aspetti! Oddio, che ha fatto? A
Allora, questo è il gioco della rima e della pentolaccia. Consiste in questo. Bisogna trovare un oggetto in una delle pentolacce che faccia rima con il nome di città che dirò io. Per esempio, in questo caso bisogna scoprire un oggetto che faccia rima con Caltanissetta. Provi lei, scelgo una pentolaccia. Io? La colpisci, la rompe e poi vediamo se c'è un oggetto che fa rima con Caltanissetta. Caltanissetta? Caltanissetta. Cosa potrebbe essere? Caltanissetta. Caltanissetta. Una cosa che fa rima quella. Con... Quale scegli, la prima? Va bene. Forza. Caltanissetta. Caltanissetta. Forza. Ah, bravissimo! Una maglietta! Lei ha vinto e si prende il suo premio. Molto bravo, complimenti. Adesso dobbiamo invece trovare un oggetto che faccia rima con Udine. Io. Vuole provarci lei? Sì. Ecco allora il bastone, scelgo una pentolaccia. Ci pensi un momentino. Dove? Non sia precipitoso, ne sono rimaste quattro. Dove? Vediamo se è fortunato. Allora, quale scegli? Questa. La seconda. Un oggetto che faccia rima con Udine. Udine! Ho vinto! Bene allora, chi vuole provare? Io! No, vado io. Ah, stupendo! Bravissimo! Sì, molto bene. Bene, allora chi altro? No, io! Scusi, sì, lo faccio io. Prego, con calma. Io. Vedi, mi sono portato l'attrezzatura dall'Italia. Sì, provi. Dunque, com'è? Coraggio. Si vedrebbe togliere un pezzetto, ma... Scusi, la prassi. Prego. Un momento. La spina. Si è fatto male? Allora riprovi. Piano. Aiutatemi. Che c'è? È una gravidanza isterica. Mi porta. Vado un attimo dal mio ginecologo. Buongiorno. Ma no, questa è la piscina dei bambini, il trampolino va all'olimpionico. Ma noi stanchi, avere sete. Va bene, lasciatela qua e andiamo a bere qualcosa. E lei è Claudia. Perito. Io per quella donna mi gioco il tutto per tutto. Cioè cosa vuol fare? Tuffo d'arcangelo reale. Ma lo sa fare? No. E allora cosa vuol fare? Spero nella Madonna di Loreto. Non lo facci. Non lo facci. Geometra. Lo facci. Non lo facci. Me lo facci fare. Non lo facci, geometra. Come? Può essere pericoloso. Lo so, lo facci. Me lo faccio. Non lo facci. Me lo fai. Me lo faccio. Non lo facci. Lo faccio. No. Lo faccio. Madonnina dei dolori, abbi pietà dei miei timori. Mi guardi! Ma cosa fai? Basta! Solo i più forti sopravvissero a quella tragica settimana. I caduti sul campo furono 37, tra cui il geometra Raggi, di 49 anni. Lascia un fidanzato inconsolabile. Signori, fermi un momento, Alf! Un attimo di attenzione. Allora, ho una grossa sorpresa per voi. Adesso noi faremo un'estrazione a sorte e il fortunato tra di voi che verrà estratto vince un'altra settimana di soggiorno! Ma che fate? Tornate indietro! Aspettate, prendete su un'estrazione se ve ne andate via! Ma dove andate? Se ne sono andati tutti! Non spingere! Signore, è contento? Chi? Che dici? Lei ha vinto un'altra settimana di vacanza in premio in questo villaggio di sogno. E io qui, abbiate pietà, un attimo solo. Forza! Fermatelo!
fuggire per mare, esimio lup mannato. Ed ora il sottoscritto, da questa zattera, sta vergando con le ultime gocce del suo sangue questa lettera, nella speranza, in caso di sopravvivenza, di vederla sollecitamente pubblicata sul suo potentissimo giornale, in quanto, sotto la pressione di un così influente organo di stampa, l'illuminato suo partito faccia cessare definitivamente la piaga e lo sconcio di questi inferni dorati. Affidiamo questa lettera ad una bottiglia. La saluto come sempre servilmente e per paura di rappresaglie non firmo col mio nome, ma solo con un anonimo, un cittadino che ha aperto gli occhi.